Buongiorno, oggi è lunedì, c'è un di riposo con Fabio, stiamo andando a vedere dei divani, perché dobbiamo cambiare il divano. Allora ragazze, vi aggiorno, non ho più ripreso niente perché ci ha raggiunto un nostro amico e quindi non mi sembrava il caso di riprendere. Allora, siamo passati un attimo al supermercato più che altro per prendere la cena per questa sera. Vabbè, a parte patatine porcate varie, queste sono da mettere subito nel congelatore, amore. Ok. E patatine. Allora, io ho preso i tomini, questi, anche se in realtà non so perché non ho moltissima fame. Fabio ha preso i Wurster, quindi immagino che mangerei questi stasera. E poi ho preso gli innamorati di Giovanni Rana, questi qui al cacio e pepe, al cuore morbido e cremoso che ho fatto io, ci dice Giovanni. Sì. E basta, quindi sì, poi cosa ho preso? Del pane. Ah, questo ve lo voglio far vedere perché mi piace un sacco. Comunque questo ammorbidente qui, che mi piace tantissimo, che è la verbena selvatica. E dà un profumo buonissimo e dura tantissimo e quindi non lo trovavo più. L'ho trovato al supermercato, quindi ne ho comprati due perché cioè, ne sono diventata dipendente. Veramente mi piace tantissimo e quindi ho preso questo. Abbiamo preso un giochino a Loli, come di consueto, quando usciamo e stiamo via troppe ore. E basta, quindi adesso facciamo la cena. Per il divano non c'è nessun tipo di soluzione. Ah, volevo farvi vedere questo quadro, che ho ordinato su AliExpress, che ovviamente è la riproduzione di Loli, che mi piace tantissimo. L'abbiamo messa qua sul camino. Qui c'è la luce di Tiger. E mi piace tantissimo, vedete. È fatta su tela e poi ho comprato una cornice da IKEA, mi piace troppo, molto molto bello. E niente, basta, adesso pensiamo alla cena. Buongiorno, oggi è martedì, sono le ore 10 e 10 minuti, in realtà sono un po' in ritardo, però vabbè, pazienza. Sto andando dalla dottoressa, che in realtà c'è dalle 10 a mezzogiorno, per appunto chiedere per la schiena, se mi fa fare una lastra, una risonanza, o se mi prescrive una visita dal fisiatra. E niente, ho visto che eravate tutte super preoccupate, tra virgolette, ma state tranquille, adesso io vado appunto alla dottoressa e vediamo cosa mi dice, anche se devo dire che, boh, vabbè. E abitando qua da poco, l'avrò vista una volta questa dottoressa, quindi non è molto per la quale. Allora ragazze, sono appena uscita dalla dottoressa, aspettate che vi spengo l'aria perché sennò non si sente, e niente, praticamente mi ha prescritto una lastra da fare per vedere e poi dopo sulla base di quella decidiamo di fare la visita fisiatrica, mi ha detto che questo è il passaggio, quindi mamma mia che faccia che ho, vabbè, e niente, quindi adesso vado in banca e poi vado a fare la spesa, però sì, adesso prenoto la lastra così la faccio il prima possibile. Ragazze, scusate se non ci siamo più aggiornate, ma mi sono messa a guardare un pochettino di TV e poi ho avuto un momento di sclero, ho deciso di venire su a sistemare la stanza, col cappello di Batman. E sì, molto spesso mi chiedete di fare l'home tour, ma Fabio è molto riservato, quindi non è d'accordo. Però vabbè, io comunque nei miei video vedete sempre degli angoli di casino. E volevo farvi vedere un attimo sistemato il mio comodino, perché a volte mi piace avere le cose fuori, nel senso, non lo so, ma che macello che c'è. No, devo veramente adesso pian piano sistemo e vi faccio vedere cosa faccio. Mi piace avere fuori le cose, però poi in effetti si accumula la polvere, ci appoggio le cose, quindi voglio tenere quasi tutte le superfici vuote. Quindi adesso vi faccio vedere il mio comodino. Allora, niente, questo è il mio comodino, che è praticamente uno sgabello di IKEA, con sopra questa qui la lampada di sale, che invece di avere la classica rosa ho questa qua bianca. Perché, non lo so, mi capita molto, io faccio una marea di sogni e molto spesso quando faccio sogni che magari mi turbano, mi sveglio e l'accendo e mi dà un attimo di tranquillità, non lo so, è una cosa mia psicologica. Poi qui ho delle collane alle quali io sono molto molto legata, quindi sono qui non per un motivo, ma perché le devo sentire accanto a me. Guardate che bello questo qua con questo angelo.
qua non si vede nulla perché non c'è luce. Comunque, vabbè. Questo. Quindi questo in realtà è il mio comodino. L'unica cosa che lascio fuori è quello, il blister di pastiglie, perché sennò mi dimentico di prenderle. Altrimenti... Ah, poi ho qui vicino... Aspettate. Questo comò. Vabbè, a parte il fatto il macello che c'è. Allora, praticamente così si presenta. E qui ho tutte le mie cose, tipo calze, intimo, cose varie. E anche qui ci mettevo mediamente sopra. Scusate la ragazza, aspettate che metto la luce. Allora, praticamente ho questo comò qui, che mediamente qua ci appoggiavo delle cose, tipo, vabbè, a parte appoggiarci questo, che mi piace molto, ci mettevo anche tipo dei vassoi, degli anellini, delle cose, che in realtà adesso ho spostato tutte qua sotto. Quindi le tengo ritirate, perché non mi piace più avere le cose sui mobili. Tipo questo qui, che è pieno di bracciali, orecchini, lo tenevo lì sul mobiletto. In realtà lo preferisco ritirato. Qui ho una tipo, per fare, come si chiama, bruciare le Yankee Candle. Qui è l'agenda del 2018, che devo travasare qualcosa nell'agenda nuova 2019, che non vi ho ancora fatto vedere. Una foto mia e di Fabio. E poi queste due cose qui le tenevo sempre qui sul comodino. E mi danno fastidio. Cioè, non mi piace. E quindi ho deciso di metterle qua nel cassetto. Così se dovessi aver bisogno di qualcosa, è comunque a molta portata di mano. Quindi ho sempre qua il mio burro labbra della Nuxe, che adoro. Che però non metto tutte le sere. E questa crema qui, che... è dell'Equilibra, che è 90% di burro di karité. È una crema molto molto compatta, molto corposa, che io utilizzo per le mani e magari quando ne sento necessità anche sul viso, perché è veramente super nutriente. E niente, quindi la preferisco tenere qui dentro e quindi lasciare tutto il resto vuoto. Adesso andiamo avanti a sistemare tutto il resto. Ma vi spiego, questa è la situazione, non fate caso del casino sul letto. Però allora, praticamente qui ho questo armadio grande tutto bianco con sopra queste due scatole. Mi piace molto perché è tutto molto pulito, quindi va benissimo. E lì ci mettiamo praticamente i cappotti, le cose invernali. Vabbè, qua c'è il bagno, non importa. Qui c'è la cabina armadio, che faremo finta di non vedere perché è un casino assurdo. E niente, lì c'è il mio angolo, che mi piace molto, tutto molto pulito. Lì ci sono i quadri, mi piacciono molto, tutto molto bello. Qui Fabio ha avuto questa brillante idea di mettere la scrivania nera, che non c'entra niente. Quindi lì, qui, c'era questa cassettiera qui. Quindi avevo ai due lati del letto due cassettiere. E lì lo specchio, che ora vedete qui. Solo che questa cassettiera bianca lì vicino non mi piaceva per niente. Quindi l'ho spostata, ho tolto lo specchio e l'ho messa qui. Che mi sembra che in realtà tutto sommato non ci stia male. L'unica cosa è che qui ho il modem, che ha questa presa enorme, e quindi non riesco a spingere più indietro la cassettiera, quindi mi rimane questa fessura che mi dà alquanto fastidio. Però niente, non so, ci metterò l'aspirapolvere qui, perché, o non so, una lampada, no vabbè, non mettiamo cavolate perché non voglio mettere nient'altro. Quindi ho pensato, o metto lo specchio qui dove c'è lo Swiffer, o metto questo specchio sempre comunque appoggiato a terra lì. Però poi non mi piace più ancora il bianco e il nero, quindi adesso faccio un test. Provo a mettere lo specchio e qui in mezzo un vaso, che adesso vabbè vi faccio vedere, un'anfora verde. Vabbè, adesso vi faccio vedere e fatemi sapere cosa ne pensate, perché altrimenti lì mi rimane troppo vuoto. Cioè, qua mi fa veramente tristezza. Non so cosa metterci. Cioè, questa cosa qui mi ha un po' destabilizzata. Cioè, perché? A meno che non cambiamo scrivania. Però preferirei non fare questa spesa. Vabbè, adesso faccio questo test e vediamo cosa succede. Allora, ho messo lì lo specchio e questo vaso, che è verde con la foglia. Il problema è che mi scompensa sempre lo stesso questa cavolo di scrivania. Cosa possiamo fare? Perché in realtà ho anche una chitarra elettrica di Fabio che... adesso è qui nell'anticamera, potrei mettere lì, però
cioè dovrei togliere questo vaso, mentre era per separare un pochettino dal bianco e dal nero, a meno che lo specchio lo metto qui, quindi qua rimane tutto bianco, lì metto la chitarra elettrica di Fabio per riempire un pochettino e basta, cioè finisce così, amen. Farò quest'ultimo test e poi fatemi sapere voi cosa ne pensate. Ho bisogno del vostro consiglio, perché a meno che questa cosa qui la buttiamo, però era praticamente qui nell'anti, adesso ve la faccio vedere perché c'è stendini ovunque. Questa qui in realtà era fuori dalla camera, che c'è una piccola zona, e lui era lì. Ha deciso di venire qui. Non so perché, non so come mai, ma mi sono trovata a sta scrivania, solo che potrei divorziare per questo spostamento, anche se non siamo sposati. Vabbè, niente. Vabbè, adesso faccio dei test, vediamo. Niente, questa potrebbe essere la soluzione, che in realtà non mi emoziona più di tanto perché mi scompensa lo stesso. Però questa potrei metterla, toglierla, però poi qua mi rimane sto vuoto inesorabile. Però credo che sia l'unica. Lasciamo così e basta. Questo qua lo tolgo, qui lascio tutta la sua zona, lì c'è la chitarra e basta, perché altrimenti non mi piace molto questa cosa, ma non posso farci nulla, perché è anche carina la zona come l'ha fatta, ci ha messo qui la porta chitarra, il microfono, stage che abbiamo preso da Maison du Monde, questa luce qua così. Il problema è che qua vicino al letto non c'entra niente. Vabbè, oltre al fatto che credo che per San Valentino gli regalerò una nuova sedia perché questa è terrificante e niente, quindi credo che lascerò così in stand-by. Datemi qualche consiglio, magari boh, ci mettiamo una lampada. Ma io in realtà vorrei mettere nulla, cioè non voglio aggiungere cose perché secondo me in questa stanza ce n'è già troppe. Solo che qua ho lasciato lo specchio e qui mi rimane vuoto. Vabbè, adesso lasciamo così e temporeggio. Buongiorno ragazze, non volevo lasciare così stand-by il weekly, quindi anche se in realtà è pomeriggio, sono già le 3:30 di pomeriggio, vi volevo un attimo aggiornare su questa giornata dove non ho ripreso. Questa mattina sono andata a fare la lastra alla schiena e lunedì avrò l'esito. Comunque oggi molto meglio, mi fa già molto molto meno male. E niente, adesso ho cucinato un pochettino questa mattina perché questa sera vengono dei nostri amici, quindi ho fatto un dolcetto nuovo, speriamo che sia buono. Se è buono, poi ve lo proporrò, ve lo farò vedere perché non lo so. E poi ho preparato le crespelle. E niente, adesso sono qui su Netflix che penso che guarderò un nuovo telefilm perché in realtà vorrei guardare Gotham, ma lo stiamo guardando insieme io e Fabio. E quindi non volevo andare avanti senza di lui. Ah sì, volevo farvi vedere che ho fatto le unghie. Allora, voi sapete che sono da sempre, cioè, ho sempre fatto il semipermanente e poi da 2 o 3 anni mi è uscita questa allergia, nel senso che io ogni volta che utilizzo il semipermanente mi esce il giradito, mi viene qua uno sfogo. E quindi ho comprato anche un gel tipo 50 euro, 80 roba così per provare a farle, cioè anallergico, in realtà niente, mi usciva l'allergia anche con quello e quindi ho abbandonato. Poi così ho deciso di provare le unghie finte, io non ho mai provato ed è sempre stata una cosa che mi ha, non so, non mi ha mai attratta, scusate ma... Cioè, ma come si vede male? Vabbè, comunque, non mi ha mai attratta. In realtà le ho prese per curiosità, convinta che anche quello mi facesse allergie. Invece devo dire che è già la seconda volta che le faccio e non mi fa allergia. La prima volta che l'ho fatto mi sono durate poco perché stavamo smontando il negozio e quindi facevo dei lavori assurdi e quindi mi sono saltate. Mentre guardate, le ho messe su oggi. Queste qua sono neutre. Adesso io le ho messe, poi metterò su un colore molto neutro, cioè nel senso le ho accorciate anche di più perché erano tanto tanto lunghe, però mi dà subito l'idea di unghia ordinata che è la cosa che mi piace di più e devo dire che non mi dà nessun tipo di fastidio, quindi sono molto contenta, ovviamente sembra di utilizzare l'attack per intenderci. Se voi avete io uso quelle della marca Kiss, 7,50 euro al pacchettino, dice che dovrebbe durare 2 settimane, adesso le testerò bene perché appunto l'altra volta non era valutabile.
E io prendo questo colore qui neutro che poi vado a metterci sopra un colore comunque neutro, non le vado mai a colorare di colori scuri. E mi piace perché appunto mi dà subito la sensazione di avere le unghie ordinate. Se voi utilizzate delle unghie finte, io ripeto, non sono pratica per nulla. Ho guardato un pochettino su internet, ho visto che ci sono quelle un pochettino più flessibili, quelle più morbide. E quindi non so, io ho provato queste qua della Kiss per così e mi sono piaciute, la colla non mi ha dato allergia, però potrei provare altri brand e magari tenere quella colla lì, visto che so per certo che non mi dà allergia, e vedere. Quindi se avete qualche brand, qualcosa da consigliarmi, magari mettetelo qui sotto e mettetemi un link. Niente, adesso mi metto un po' cioè mi guardo un po' di TV e niente di interessante. Tra l'altro qui nevica. Non rimane giù, però sta nevicando. Molto bene. Ciao ragazze, volevo concludere questo vlog perché sennò non riesco a montarlo. Volevo quindi salutarvi e aggiornare, cioè fare la chiusura del vlog. Allora, novità, ho tagliato i capelli. Li ho tagliati anche tanto, ma sono molto felice. Uno, perché erano rovinati sul fondo e quindi secondo me è inutile tenere i capelli lunghi quando sono rovinati, ci voleva un po' di e quindi sono molto felice. Mi piace poi questa lunghezza perché riesco a farla sia liscia, adesso in realtà non è che li ho lisciati tantissimo, ho passato un pochettino la piastra, ma posso tenerli anche abbastanza naturali perché secondo me sta bene anche un po' così mosso, ribelle. Sta bene liscio e mi piace molto anche mosso, quindi sono molto contenta di questa scelta. Ho sviluppato una dipendenza per questo rossetto di MAC, che vabbè, io ho la versione piccolina, però mi piace tantissimo, ed è Mer. Ve lo faccio vedere. Ecco, adesso non riesco a farvela vedere perché ovviamente. Vabbè, comunque, questo colore qua, che è quello che ho sulle labbra, mi piace tantissimo. Niente, ora vi faccio vedere al volo l'outfit, perché queste, vabbè, in video la maglia ve la faccio vedere, per il resto non riuscirò perché ovviamente ce li ho indosso. Allora, ho su questo maglioncione extra large, super comodo, over di H&M, vedete così, super comodo, super over, che adoro. Sì, sembra un po' stropicciato, ma non importa. E sotto ho questi pantaloni, non sono proprio leggings, in ecopelle, ma sono proprio belli strutturati, vita molto molto alta, quindi questa cosa mi piace molto. E sono, anche se per me sono un pochettino cortini, però vedete, metto una calza un pochettino più alta, perché appunto per me sono corti, di Zara. Pagati 19 euro, quindi i pantaloni sicuramente non li farò vedere, però tutto il resto sì, quindi adesso registro un bel video haul, perché ho tutte queste cose qui sulla cassettiera da giorni ormai, quasi anche settimane, quindi devo assolutamente registrare questo video haul. Quindi vi mando, vi faccio vedere due cose che magari, cioè, sicuramente non riuscirò a farvi vedere in altre occasioni. Allora, ho fatto un ordine da ASOS, non mi piace molto il fatto che questo è il sotto ed era mezza aperta, quindi questa cosa non è che mi è piaciuta più di tanto, però vabbè, non so se è colpa di ASOS che ha fatto male il pacchetto del corriere. Aspettate che tolgo i miei dati così magari. Allora, ho comprato due prodotti e in realtà avevo 17 euro di buono di un reso che avevo fatto. E volevo prendere un blush di MAC, perché non so se sapete, ma MAC c'è anche su ASOS. E ho guardato un pochettino di swatch, ho guardato un pochettino di blush e mi ha colpito questo, che si chiama, aspettate, Sweet as a Cocoa, Sweet as a Cocoa, spero di averlo detto giusto, non lo so, Lucy correggimi nel caso. E vabbè, questo è il packaging e questo è il blush, mi piace tantissimo, cioè è proprio uno di quei, è proprio il mio colore. Avevo finito un blush di MAC così e troppo bello, cioè vi deve piacere questo effetto un po' marroncino, che adesso io non so come farvi vedere, facciamo così, ok, mamma mia che professionalità, comunque mi piace un sacco, adoro questo colore ed è simile. Io devo sempre fare tutto con una mano. Ed è simile a questo qua di Kiko, che fa abbastanza schifo il packaging. Cioè fa schifo, non è che fa abbastanza schifo. La collezione, vi ricordate quelle basiche vecchissime? Ecco, avevano fatto questo colore qua, che come vedete io mangio, che è il numero 101, che ovviamente adesso in negozio non trovate più. Ed è molto simile. Cioè a vista sembra più scuro. No, vabbè. Sì, sembra più scuro quello di Kiko, ma in realtà sono molto simili. Quindi
Sono molto molto felice di aver preso questo colore. Mentre in una spedizione precedente, sempre di ASOS, avevo preso un altro colore di blush, sempre di MAC, che in realtà invece quello non è che mi... cioè non ne sono proprio totalmente convinta, ma ormai amen. Ed è un Mineralize Blush e si chiama Gleeful. Non ho mai preso Mineralize, è la prima volta. Non amo particolarmente l'apertura di questo coso, che non riesco mai ad aprire. Oh, mamma mia, poi con una mano anche peggio. Cioè già non ce la faccio con due. Aspettate che mi ingegno. Ok, questo è il colore. Non è male, però... Cioè io sono più da toni sui marroni, non questi rosina peschini. Cioè lo sto usando, però... Vedete? Non lo so, preferisco l'altro sicuramente. Però vabbè, ormai ce l'ho, me lo tengo. Comunque devo dire che lo sto usando. E niente, solo che essendo che io faccio molti trucchi, nel senso uso molto rossetto rosso, comunque rossetti scuri, preferisco questi colori qua che boh, mi piacciono di più. Quindi vabbè, questo. E poi visto che mi mancavano tipo 5-6 euro, ho deciso di prendere questo, il famosissimo fondotinta di The Ordinary. E ho preso la versione full coverage, se no c'è anche la versione quello con il siero che è più leggerino. Io ho preso la colorazione. Allora, le colorazioni sì, c'è la foto abbastanza utile su ASOS, ma in realtà io l'ho preso troppo scuro. Cioè, nel senso, ci voleva una mezza tonalità più chiara. Io ho preso l'N.0, no, scusa, il 2.0N, che è light medium. Vi faccio vedere com'è il... Allora, questo è il packaging, che mi piace molto, è plastica, tutto opaco così, mi piace. Sono... Quanto è di prodotto? Quanto sei tu? Ah, 30 ml di prodotto, pagato mi sembra 7,99 euro. Adesso vabbè, vi metto poi il prezzo con certezza perché non mi ricordo. E l'ho provato solo una volta, quindi non vi so dire, quindi non posso dirvi nulla per adesso. Fatemi sapere se voi l'avete usato, cosa ne pensate e se vi può interessare una recensione. Basta, niente, adesso vediamo se riesco a fare in tempo, ma mi viene il dubbio di riuscire a fare in tempo. Dovrei fare un video. Dovrei registrare un video haul, ma credo di non fare in tempo perché devo beccarmi con una mia amica che andiamo a fare un giretto, quindi mi sa che non facciamo in tempo. Cioè non faccio in tempo. Vabbè, adesso vediamo. Comunque, chiudo qui questo vlog. Ma perché io sembra che abbia le occhiaie, cose che in realtà non ho? Perché qua mi è cresciuto un brufolo, quindi boh, non lo so. Non so perché questa luce mi fa con le occhiaie, cosa che io non ho mai avuto. Infatti non le ho. Vabbè, comunque, bando alle ciance. Fatemi sapere come sta coi capelli. Adesso pensavo di far crescere la frangetta per fare un look un pochettino più giovane. Vabbè, vi mando un grosso bacio. Ciao!